Bentornati alla nostra rubrica dedicata alla salute ed al benessere, ovvero medicina Regione Lazio. Oggi andremo a parlare di psicologia ed in particolare tratteremo quello che forse potremmo definire come un po' il disturbo dei nostri giorni, ecco, perché parleremo in modo particolare dei disturbi relativi all'ansia, quindi anche di attacchi di panico. Lo faremo insieme alla nostra ospite, ovvero una psicoterapeuta. Do dunque il benvenuto alla nostra ospite, ovvero la dottoressa Sara Valeri. Buonasera dottoressa, benvenuta. Buonasera. Oh, allora dottoressa, ho detto bene in fase di introduzione, è un po' come dire disturbo dei nostri giorni, l'ansia, attacchi di panico, insomma sono una cosa comunque abbastanza frequente di questi tempi? È vero, l'ansia è una tematica ricorrente e insomma come dire, il trattamento e il disturbo che trattiamo maggiormente nei nostri studi, soprattutto noi terapeuti cognitivo comportamentali ci troviamo ad avere persone che ci chiedono proprio un aiuto, un sostegno per riuscire ad gestire l'ansia. Oh, partiamo da una definizione, anche se bene o male credo che tutti sappiano di cosa stiamo parlando, perché tutti bene o male almeno una volta nella vita, ma credo anche più di una volta, insomma abbiamo comunque sperimentato, ecco, gli effetti dell'ansia sulla persona. Però una definizione, quindi in modo che può sembrare scontato, ma poi so che non lo è in realtà. Quindi che cos'è l'ansia? L'ansia è fondamentalmente un'emozione che ha una valenza adattiva, ovvero ci aiuta, ci prepara a fronteggiare uno stimolo, una situazione che noi riteniamo essere stressante, impegnativa, rispetto alla quale dobbiamo prepararci al meglio. Immaginiamo ad esempio l'ansia anticipatoria rispetto anche ad un esame, quindi l'ansia da prestazione, ed è fondamentale perché ci motiva a fronteggiare un pericolo e in qualche modo ad attivarci. Ed è un sistema molto complesso perché coinvolge una risposta che potremmo definire globale, perché coinvolge sia l'aspetto cognitivo, quindi legato ai pensieri e ai ragionamenti, ma anche l'aspetto fisiologico, emotivo e comportamentale, perché ovviamente si originano una serie di comportamenti legati all'ansia. No, quindi agisce sotto diversi aspetti, possiamo dire. Sì. Non va però, come dire, confusa con la paura, ecco, c'è una bella differenza tra ansia e paura, quindi non parliamo della stessa cosa, immagino, ovviamente. No, e sono entrambe delle emozioni che noi abbiamo, però potremmo dire che la paura è meno evoluta. La paura ci permette di reagire a un pericolo noto, che conosciamo. Attraversiamo la strada, sopraggiunge una macchina, noi abbiamo un comportamento, ci regoliamo di conseguenza perché temiamo di poter essere investiti. Quindi è un sistema meno evoluto. L'ansia invece è una paura più complessa, più evoluta, più ragionata, che ci prepara ad affrontare una possibile minaccia, ma qualcosa che potrebbe accadere, che magari non conosciamo, quindi un pericolo, una minaccia per così dire non nota. Oh, che poi a volte l'ansia può anche, come dire, assumere caratteri un po' diversi, può sfociare nel panico, che è un po', come dire, una conseguenza magari dell'ansia. Quindi è vero che a volte comunque quest'ansia si può sfociare nel panico, e perché, se ovviamente è vero, perché accade questo? Sì, l'ansia può ovviamente sfociare nel panico, non accade per tutte le persone, perché alcuni riescono ad attivare, diciamo, delle strategie interne, delle risorse, quindi rispondere all'evento temuto fronteggiandolo nella maniera migliore possibile. Quindi anche un po' imparando a gestirlo, imparando dire. A gestirlo, certo. Le persone invece che sviluppano poi un'ansia, per così dire, patologica, sono persone che sono in qualche modo più vulnerabili per una serie di fattori. Tendenzialmente sono fattori alla base di tipo psicologico, c'è una vulnerabilità all'ansia. Ci sono persone che hanno uno stile di pensiero catastrofico, che tendono ad immaginare il futuro come una possibile catastrofe imminente che potrebbe accadere da un momento all'altro. Ci sono anche fattori genetici. Nei consanguini di primo grado vediamo che c'è una maggiore risposta ansiogena a stimoli magari anche neutri o comunque di bassa entità. Ci sono fattori anche stressanti. In genere il primo attacco di panico insorge proprio nel momento in cui la persona è particolarmente stressata. Per stress non intendiamo uno stress magari che è sempre visibile, ma uno stress che può essere definito anche di natura interna, ovvero di tipo psicologico, per esempio un cambiamento importante della vita, un lutto,
una malattia, così come ci sono fattori esterni, per esempio l'iperlavoro, il fare più cose contemporaneamente, il non fermarsi mai, eccetera. Quindi le cause possono essere comunque diverse, molto certo, varie, ecco, certo. È difficile poi andare ad individuare magari una causa specifica, il più delle volte, perché no. Credo che sia anche un po' un insieme di cose, ecco, che porta comunque allo stress. Sì, sicuramente lo stress è il fattore un po' di innesco all'attacco di panico, soprattutto a quell'ansia, diciamo, importante, che può diventare patologica. Quindi c'è una correlazione comunque certa, certo, possiamo molto, dire, sì, certa, tra stress, sì. Ansia, attacchi di panico, ansia. Tutto un po' correlato, tra, sì. Insomma, un po' uno la conseguenza dell'altro, quindi dallo stress arriva l'ansia, dall'ansia arriva l'attacco di panico, un po' questa possiamo dire, sì. la catena. Quando lo stress aumenta, aumenta l'ansia, e quindi se l'ansia vanno un poi... po' di pari passo, ecco. Oh, e abbiamo accennato poco fa, abbiamo citato poco fa l'ansia patologica, quindi quando è che l'ansia diventa patologica, quindi quando è che diventa, assume dei, diciamo, dei caratteri proprio di un vero e proprio disturbo, quindi quando è che andrebbe poi trattata con l'aiuto di un esperto, ovviamente in questo caso appunto una psicoterapeuta? Potremmo dire che l'ansia diventa patologica quando interferisce significativamente con la vita quotidiana, quando la persona comincia ad avere problemi, per esempio ad uscire di casa, a frequentare dei luoghi, a recarsi in posti specifici perché li ritiene minacciosi. Quindi ovviamente noi non parliamo in questo caso dell'ansia normale che tutti noi comunemente abbiamo, ma di un'ansia che è molto attivante, che è ricorrente, che è pervasiva. E va anche un po' ad inficiare sulla qualità della vita della persona, mi sembra di capire comunque. Certo, certo. Che ne risente ovviamente in modo negativo, insomma, in questo caso appunto, sì, la qualità, sì, della vita della persona. Lei in quanto psicoterapeuta cognitivo-comportamentalista se ne occupa comunque in un modo ovviamente molto molto specifico, l'abbiamo anche accennato, insomma. Credo che poi sia comunque una cosa di tutti gli psicologi e psicoterapeuti trattare ansia, attacchi di panico, è un po' insomma, una cosa abbastanza comune. Però ecco, vorrei capire nel suo caso, quindi il modello cognitivo dell'ansia, secondo appunto diciamo il modello cognitivo comportamentalista, secondo l'approccio, mi perdoni, cognitivo comportamentalista, quindi qual è il modello cognitivo dell'ansia? Il modello cognitivo dell'ansia parte dal presupposto che quello che noi sentiamo, quindi l'ansia che noi sperimentiamo, non è tanto legata all'evento, ma a come noi quell'evento lo interpretiamo. Quindi la concezione che abbiamo noi del determinato evento, non tanto nell'evento in sé, possiamo dire. Esattamente, sì, sì. Il modello cognitivo comportamentale ovviamente utilizza sia tecniche cognitive che tecniche comportamentali, che vengono utilizzate soprattutto dopo una fase di assessment importante, insomma, quando il paziente e il terapeuta hanno chiara la situazione, quindi si utilizzano delle tecniche specifiche che servono a gestire e non a controllare, perché questo è quello che accade spesso in terapia, che i pazienti ci chiedano di controllare l'ansia o addirittura di eliminarla. Questa eliminarla cosa, credo sia impossibile. Eliminarla è impossibile, infatti, questo è un messaggio sicuramente importante. Mi dica. Volendo parlare invece degli attacchi di panico, visto che li abbiamo citati molte volte all'interno, sì, di questa intervista, quindi ora andiamoli a descrivere un po' meglio. Quindi in che cosa consiste un attacco di panico, in che modo si manifesta, cosa prova la persona appunto che viene colpita dall'attacco di panico? Allora, l'attacco di panico è una sensazione di estrema ansia, paura e disagio che arrivano ad un picco massimo entro pochi minuti. Nell'arco di questi minuti, di questo periodo, la persona sperimenta una serie di sintomi che non sono ovviamente uguali per tutti, ma che sono molto forti proprio a livello fisiologico. Per esempio tremore, tachicardia, dispnea, a volte c'è anche l'addormentamento del braccio, il formicolio. Addirittura la persona ha difficoltà a mettersi in contatto con se stesso o con la realtà, una derealizzazione, depersonalizzazione. Quindi sintomi che molto spesso vengono confusi per un attacco cardiaco, per esempio, soprattutto quando c'è tachicardia, dolore al braccio o dolore toracico. Quindi un aspetto importantissimo è che la persona in genere ricorda il primo attacco di panico e dice che stava per morire. Ha proprio un'idea, una sensazione. Quindi una bruttissima sensazione, è molto sembra brutto, di capire. Sì, sì.
Quindi il primo attacco di panico viene ricordato quasi come una sensazione di morte imminente, insomma. Sì, esatto, di morte imminente. Il primo attacco di panico ovviamente viene ricordato anche molto bene dalle persone. Si ricorda addirittura il giorno, l'ora in cui si verifica. È un evento che comunque resta, insomma, nella memoria della persona, ecco. Sì. Oh, abbiamo parlato anche di ansia anticipatoria, quindi diciamo provare ansia prima che l'evento, magari che appunto poi ci porterà a provare ansia, mm-hmm. avvenga, insomma, sì. Un po' anticipare i tempi, quindi avere ansia di avere ansia, una cosa del genere, insomma. Sì, sì, potremmo definirla un po' una paura della paura. Ed è quel meccanismo poi alla base dell'evitamento e dell'evitamento di tutte quelle situazioni temute. L'ansia anticipatoria è la percezione che un pericolo, qualcosa di molto pericoloso, minaccioso, sta per accadere. Quindi si anticipa l'idea che quel determinato evento in qualche modo mi fa molto paura, perché è pericoloso per me, ma è pericoloso perché è imprevedibile, in qualche modo non lo posso prevedere. A volte, ecco, l'attacco di panico insorge in un momento di vita quotidiana della persona. E è questo che spaventa, perché la persona sviluppa l'idea di avere teme di avere un altro attacco di panico, perché tendenzialmente sono ricorrenti, quindi certo. Si ripetono e sono anche un po' inattesi. Quindi un po' c'è la paura che in qualsiasi momento possa presentarsi un attacco di panico, quindi a volte la persona cerca proprio di evitare situazioni, certo. Che magari potrebbero metterla a disagio, quindi qui andiamo questo un po' a sfociare nell'agorafobia. Sì, sì, nell'agorafobia, quindi la paura di uscire da, di provare ansia in situazioni che vengono, che si ritengono, diciamo, altamente pericolose perché fonte di minaccia. Quindi la paura di uscire da luoghi dai quali sarebbe difficile allontanarsi. Quindi andare poi magari in posti dove c'è tanta gente, sì, si cerca di evitare un po' tutte queste situazioni. Il concerto, immaginiamo la fila in un supermercato ad esempio e così via. Ma così si entra in una sorta di circolo vizioso, però, perché comunque la persona prova ansia anticipatoria, quindi ha paura di, insomma, che possa presentarsi un attacco di panico in quella determinata situazione. Mm-mm. Quindi insomma è un po' difficile poi da gestire tutto questo, insomma, è un po' un circolo vizioso, quindi la persona in questione proprio cosa fa in quel caso? Certo, il discorso è proprio questo, si attiva un circolo vizioso perché cosa accade? Che lo stimolo di natura interna o esterna, ovvero può essere quello che ci accade, quello che viviamo o anche magari un pensiero, un'immagine che ci passa per la mente, attiva una minaccia. Questa minaccia ci porta a sperimentare l'ansia. L'ansia attiva ovviamente sia la parte cognitiva legata ai pensieri, ma anche gli aspetti fisiologici, per cui sentiamo magari una lieve tachicardia, un tremore, una difficoltà a respirare, eccetera. Tutti questi sintomi vengono interpretati in maniera erronea, quindi l'ansia cosa accade? Che aumenta in realtà e si genera un circolo vizioso per cui attraverso il trattamento psicoterapico noi possiamo imparare a interromperlo da qualche parte. Ah, ecco, quindi un po' quello poi l'obiettivo del, diciamo, della terapia, ecco, interrompere un po' questo circolo vizioso, altrimenti non esatto. Se ne uscirebbe poi più, insomma, la persona in questo modo non vive più, ecco, cioè, comunque vive male, ecco. Invece, volendo parlare a livello neurofisiologico, che cosa accade nella persona che sperimenta queste sensazioni, queste esperienze? Sì. Allora, noi dobbiamo sapere che reagiamo agli stimoli utilizzando il nostro cervello emotivo, che è l'amigdala, che appartiene al sistema limbico. Cosa accade? Che l'amigdala reagisce appunto ad un segnale, ad uno stimolo, un segnale di allarme e passa l'informazione alla neocorteccia, ovvero a livelli superiori, dove l'evento, lo stimolo viene rielaborato. Si mettono in atto strategie di coping, modalità di fronteggiamento possibili del problema. Cosa accade? Che spesso il segnale non viene trasmesso dall'amigdala alla neocorteccia perché l'amigdala è più veloce, è immediata, è un sistema più antico e meno evoluto, per cui risponde immediatamente al segnale e questo segnale non ha accesso alla neocorteccia e in genere si è, in questo caso l'amigdala è responsabile di quei processi di attivazione attacco-fuga che sono tipici del
della modalità, diciamo, di risposta, no, immediata ad un problema, ma non viene elaborato, quindi la persona sperimenta un po' una sorta di paralisi, di blocco. Ecco, proprio, ecco appunto, una vera e propria paralisi, ecco. Mm-hmm. Il termine più adatto, credo, per far rendere l'idea, sì, insomma, di quello che può sperimentare la persona. Abbiamo già citato la psicoterapia cognitivo-comportamentale, vorrei capire appunto nella risoluzione di questi disturbi quali sono le tecniche utilizzate secondo questo approccio. Sì, allora le tecniche possono essere ovviamente molteplici, è importante però che il paziente impari prima a conoscersi meglio, ovvero per esempio utilizzare, nel caso in cui ci sia l'iperventilazione, per esempio quando la persona ha dei respiri numerosi superiori ai 14 al minuto, imparare per esempio a respirare in maniera lenta, quindi mandare aria dentro, contare magari fino a 4 secondi e riuscire, quindi inspirare ed espirare contando 4 secondi prima e 4 secondi dopo, imparando proprio a gestire l'ansia e a calmarsi attraverso la tecnica del respiro lento. Questa per esempio è una delle tecniche. C'è la tecnica per esempio nel momento in cui la persona si accorge di evitare una serie di circostanze temute, si può esporre gradualmente facendo una sorta di lista, viene stilata una lista con il terapeuta dagli eventi meno temuti a quelli più attivanti, dove viene a volte anche accompagnato ad affrontarli, perché quello che noi dobbiamo imparare è che con l'ansia in qualche modo ci dobbiamo stare, l'ansia ha una funzione adattiva e dobbiamo imparare a capire e insegnare ai pazienti che non è pericolosa l'ansia. Ah, vorrei anche sapere se poi anche magari tecniche di rilassamento come il training autogeno, la mindfulness in questo caso possono comunque tornare utili nella risoluzione dei disturbi? Sì, per esempio nel caso in cui ci sia proprio uno stato di tensione muscolare molto importante, può essere utilizzato il training di rilassamento muscolare progressivo o isometrico, che prevede proprio un rilassamento globale del corpo, a partire dalla testa fino ai piedi. Così come la mindfulness, ovvero imparare un po' a decentrarsi da quelli che sono gli stati mentali interni. Quindi l'ansia è uno stato mentale che va e viene, dobbiamo imparare a lasciarlo defluire, a non aggrapparci ad esso, ma osservandolo senza giudicarlo e senza criticarlo, in maniera anche un po' distaccata. Ah, quindi in maniera esterna, insomma esternamente, bisogna un po' distaccarsi dal disturbo. Distaccarsi è un po' difficile, credo che sia quello quella difficoltà. Sì, però non è poi così difficile, perché in fondo si può raggiungere questa capacità attraverso degli esercizi, delle tecniche di mindfulness, ma è possibile anche diciamo utilizzare un po' una mente più consapevole che è orientata al presente. L'ansia ci porta continuamente in avanti, no? Siamo spostati in avanti mentre dobbiamo imparare a vivere un po' il presente. A vivere il presente, esatto. Oh, però vorrei anche, come dire, spezzare una lancia, tra virgolette, a favore dell'ansia. Ovvero, sì, ne abbiamo parlato come una cosa ovviamente, insomma, negativa, però non è necessariamente così. Ovvero, l'ansia a volte può anche avere comunque, diciamo, può essere anche una cosa positiva. Mi corregga se sbaglio, ma è così, insomma, non è necessariamente un fattore negativo, ecco. Questo è un messaggio un po' che io vorrei veramente passare, ovvero l'ansia appartiene a tutti noi, non possiamo eliminarla, ci serve, ci aiuta a fronteggiare un pericolo, a prepararci al meglio nel sostenere un esame o altre situazioni impegnative, ma l'ansia soprattutto va ascoltata. Noi oggi non siamo più abituati ad ascoltarci, ad ascoltare per esempio i nostri stati interni. È importante invece iniziare a farlo, perché ci vuole dire qualcosa, che magari siamo stressati, che dobbiamo rallentare il ritmo, che dobbiamo cambiare qualcosa della nostra vita, quindi ha un valore veramente molto importante, poi soprattutto se trattata nell'ambito di un lavoro psicoterapico, che è un lavoro sulla persona poi a 360 gradi. Quindi bisogna anche sapere un po' cogliere il messaggio che vuole lanciarci, diciamo, l'insorgenza appunto dell'ansia, ecco. Sì. Dottoressa, io dopo questa bella panoramica generale appunto sull'ansia e i disturbi relativi appunto all'ansia e agli attacchi di panico, vorrei informare chi ci sta ascoltando riguardo i vari recapiti e i riferimenti utili per magari avere maggiori informazioni su di lei o comunque sugli argomenti che abbiamo trattato oggi. Quindi, per chi magari volesse contattare la dottoressa Valeri in un modo un po' più diretto, abbiamo il suo numero di telefono, ovvero il 328 4655 404.
La dottoressa Valeri riceve all'interno di due studi, il primo situato in Viale San Gerardo numero 20 a Frosinone e il secondo che si trova a Roma, a Piazza Bologna, in modo particolare in Via Michele di Lando numero 26. Inoltre poi la troviamo anche sul web e sui vari social, quindi innanzitutto il sito del suo studio, ovvero www.saravaleri.it, una pagina Facebook sempre relativa allo studio, ovvero Sara Valeri psicoterapeuta, e abbiamo anche una mail, ovvero info@saravaleri.it. Detto questo però vorrei ancora una volta ovviamente ringraziare la nostra ospite, quindi io ti ringrazio ancora la dottoressa Sara Valeri, grazie mille dottoressa. Grazie a voi. Dottoressa, io oltre a ringraziarla ovviamente le auguro una buona serata, nonché ovviamente anche un buon proseguimento di lavoro. Grazie ancora, arrivederci. Grazie.